Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Oggi siamo con l'account di Sirena97 che compie anche gli anni, quindi gli faccio gli auguri, e sta cercando un sacco di eroi, tra cui diciamo gli ultimi usciti, Mecessa, Ronin, Pistolera, Anubis, Michael che serve tantissimo, Grimfind e anche Vlad, quindi speriamo con queste 33k gems ragazzi di trovarli tutti o comunque almeno i più forti. Ci sono per esempio Michael, Anubis che sono davvero potentissimi, quindi e andiamo un po' a vedere che cosa esce fuori oggi. Prima di fare ciò però andiamo ad aprire un attimo qualche scrigno per fare un po' di spazio, perché altrimenti poi saremo costretti in seguito durante il rolling a tornare nel magazzino e a fare spazio. Intanto abbiamo trovato anche una carta aggiorna missione, aggiorna talento. Allora vediamo un po', sono 33 di queste sacche, le apriamo al volo. Ok, prime 10. Seconde, vediamo subito il Trentino. Per il Trentino, le ultime tre. Ok, poi abbiamo 18 di queste. Nulla di utilissimo, diciamo. Anche se è un sacco di dispersione. Ok, poi 4 di questi scrigni. 2 di questi qua. Ok, li andiamo a aprire subito. Perfetto, poi abbiamo due sacche, le mi livello 3 qui, perfetto, anche queste però verdi, va bene, ho visto che li sta tenendo con gli emblemi, degli HP, non mi ricordo come si chiama, tenacia. Ok, andiamo un po' su queste, poi 291 direi di non aprirle che sono davvero tantissime, poi andiamo a riempire il magazzino al contrario e facciamo così. Ci prendiamo 2000 frammenti e possiamo iniziare finalmente questo rolling 33k. Speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Non andrò troppo lentamente, anche perché 33k sono tante e fa molto caldo. Quindi iniziamo subito con i campioni giatinosi. Attenzione, doppio, doppio, ma Babbo Natale, Godzilla di neve sul doppio. Poteva essere qualcosa di più sensazionale, diciamo. Ma andiamo avanti, siamo solo agli inizi. Solo agli inizi, vediamo un po', attenzione, un Regina Arpia non è ciò che ci serve. Attenzione, il Duca Zucca, dai, fatemi uscire un Ronin. Dai, non mi ricordo neanche se l'ho droppato mai un Ronin, vi prego. Anche se Ronin mi ha detto che non è una priorità. Anubis, dai Anubis, Anubis, percentuali sgreosissime di essere trovato, dai, il mieticulo brizzo merda, incredibile, Michael, Michael lo cercava e Michael è pazzesco, lo voglio pure io. Michael fortissimo, già primo eroe trovato, grandissimo Michael, pazzesco, e già con questo sicuramente ci siamo messi da parte un bel bottino, perché mi pare che io le ultime 33.000 gemme non ci ho trovato un bel nulla. Paladino, paladino, il paladino. Vediamo un po', a campione Gelatin House. E proseguiamo con un bel triplone. Niente da fare, niente da fare dopo Michael. Gli diamo il riposino con un bel ninja. Un bel ninja, attenzione, spezzaculi. Spezzaculi che non mi pare me l'abbia chiesto. Quindi ce l'ha già, magari gli serve la copia. Anche perché dopo l'ultimo aggiornamento le copie servono tantissimo. Ragazzi, sono usciti un sacco di leggendari finora. Siamo solo a 22.000 gemme. Orco della rovina, altro leggendario che sicuramente non ci serve. Però è uscito. Stanno uscendo davvero molti, molti leggendari. Grimfind, lo cercava ragazzi. Grim Snow trova il secondo eroe potentissimo del giorno. Quando mancano ancora 20.000 gemme, andiamo con il 4,50. Un altro mieticulo, ragazzi. Si sta organizzando un esercito di mieticuli brizzolati. Campioni gelatinosi. Stiamo droppando viola ogni praticamente roll. Una cosa incredibile, quindi adesso magari ci sarà una pausa con un bel Anubis, quando siamo sulle 16k gems, ragazzi non gli posso dire niente adesso, se escono un pochettino di blu perché ovviamente sono usciti una valanga, veramente una valanga, non di neve ma di eroi finora. Quindi sulle 13.000 queste 3.000 gemme sono volate senza nemmeno più un leggendario effettivamente. Abbiamo droppato di tutto, ben due eroi potentissimi, ma speriamo che con queste ultime 12k Ronin, ragazzi. E Ronin è nuovo, eroe pazzesco. Questo piace a me, mi ha detto che non era una priorità Ronin, ma per me lo era, perché Ronin è bellissimo e quindi spero di averli di trovarlo, anche di dropparlo quando lo catturiamo fuori dalla carta, anche con un talento smostrato, altro nuovo eroe. Adesso non rimane che Anubis.
Curis per farci un altro spezzaculi, ragazzi, un altro spezzaculi incredibile, un saccaccio di leggendari. Stanno uscendo più leggendari rari che frammentabili in questo roll incredibile, incredibile. Addestratore di bestie, che si di belve, che sicuramente non gli serve perché è un po' vecchiotto come eroe, però altri due spezzaculi Stregatrix, ragazzi, mamma mia. Che rolling epico, sta uscendo di tutto, attenzione, linfa. Dai, Anubis, su questo roll ultime 7000 gemme potrebbe farci questa sorpresa, potrebbe farci per questo roll davvero magico 5900 gemme, soltanto blu, soltanto blu, soltanto blu, e adesso ci speriamo un bel triplone, ma... Niente ragazzi, qui abbiamo trovato veramente di tutto, non posso dire niente, è stato un roll abbastanza fortunato, potrebbe stupirci con un'ultima sorpresa in questi ultimissimi roll. Facciamo tutti i tripli perché vogliamo vedere il triplone, vogliamo vedere il triplone. Ultimo ragazzi, ultimo da 4,50, anzi no, possiamo farne ben due, dai, uno... E ultimo triplone, 4,50, 5,50, dovrebbe bastargli qualcosa per la missione, dovrebbe, quindi, ultimo, boom, niente da fare ragazzi, ma devo dire, abbiamo trovato davvero un sacco di roba. Andiamo a liberare l'altare, vediamo se c'è dello spazio per tutti i nuovi arrivati, sono soltanto due, mi pare abbiamo trovato tre nuovi eroi. Liberato lo slot ragazzi, possiamo andare a tirare fuori come primo eroe Ronin, eccolo qua, poi abbiamo anche Michael, utilizziamo eroi ragazzi potentissimi, tutti e tre eroi formidabili. Con la media di un eroe pazzesco ogni 10.000 gemme, una buona media, ed ecco anche Greenfield. Andiamo a vedere un po', sono proprio curioso di vedere, per concludere, con quali talenti sono usciti questi nuovi eroi. Abbiamo un'autodistruzione che fa schifo perché uno, uno spargimento che fa schifo perché uno, e un rallentamento che fa schifo perché uno. Però, dopo aver droppato gli eroi, comunque sarà tutto il tempo di trovargli i talenti. Sono felicissima per lei, per questi tre eroi, sicuramente un bel regalo di compleanno. Vi ringrazio per la visione, lasciate un bel like, un commento, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.